Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo all'interno del piccolo parlatorio, un luogo anche questo frequentato da Padre Pio, accanto al piccolo refettorio. Infatti ci troviamo dinanzi alla porta della canova. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi quello che arrivava come testimonianza da coloro che venivano qui e cercavano di conoscere, scrutare questo sacerdote stigmatizzato, ecco, capire, anche mischiandosi tra la folla. Il racconto è di padre Alberto D'Apolito, che incontrò qui il cardinale Vagnozzi, che volle celebrare la Santa Messa nella cripta di Santa Maria delle Grazie, dinanzi alla tomba di padre Pio da Pietrelcina. Era già morto da qualche anno. E padre Alberto racconta: ecco, io mi avvicinai direttamente al cardinale Vagnozzi, cardinale Egidio Vagnozzi, allora presidente della prefettura degli affari economici della Santa Sede, e gli chiesi: Eminenza, lei ha conosciuto padre Pio o è la prima volta che è qui a San Giovanni Rotondo? E il cardinale dice: sono venuto altre volte, ma sempre in forma privata, anzi in incognito. La prima volta venni da padre Pio quando ero nunzio apostolico nelle Filippine. In qualità di nunzio apostolico mi trovavo in una situazione molto delicata, per cui ero angustiato come comportarmi dinanzi a certi abusi, senza suscitare una reazione spiacevole da parte dell'episcopato di quella nazione. Ritornato a Roma, riferii ogni cosa proprio al Papa, Papa Pio XII, il quale, dopo avermi ascoltato, mi consigliò lui stesso di venire qui a San Giovanni Rotondo da padre Pio, un suggerimento che mi sembrò strano in quel momento. Che cosa poteva dirmi padre Pio, un frate sempre chiuso in un convento, privo di contatti con il mondo e con la diplomazia? Cosa poteva dirmi? Io comunque giunsi a San Giovanni Rotondo, mi mischiai tra la folla e lui mi riconobbe. Padre Pio appena mi vide mi salutò: Eccellenza. Io rimasi sorpreso perché nessuno sapeva della mia dignità vescovile e della mia venuta a San Giovanni Rotondo. Allora così parlai con lui, esposi il caso a padre Pio, che mi ascoltò con attenzione, con bontà, poi con grande umiltà mi disse: Eccellenza, lei è nunzio apostolico nelle Filippine? Per l'appunto, rispose l'allora cardinale. Chi l'ha mandato nelle Filippine? Il Santo Padre, il Papa. E chi è il Papa? Ancora ribatté padre Pio. Il vicario di Cristo. Dunque, l'ha mandato nostro Signore Gesù Cristo nelle Filippine. Lei è il rappresentante non solo del Papa, ma di Cristo. Se Cristo andasse nelle Filippine e notasse abusi, inconvenienti, notati da lei, che cosa farebbe? Faccia anche lei ciò che farebbe nostro Signore. Ritornato a Roma, riferì subito al Santo Padre quello che era accaduto e soprattutto le parole di padre Pio. Il Papa mi disse di attenermi al consiglio di padre Pio. Infatti, rientrato nelle Filippine, mi comportai secondo il consiglio di padre Pio da Pietrelcina e andò tutto bene.